Nel senso che noi ci troviamo di fronte ad uno stabilimento che ha potenzialmente un carico di lavoro fino al 2025, principalmente dovuto ad una legge navale che il governo Renzi e poi Gentiloni hanno confermato e che rimane un impegno di tutti i governi di rinnovo della flotta della Marina Militare, che ha consentito al cantiere integrato di Riva Muggiano, Riva e Spezia, di poter respirare dopo che nel 2011 un piano industriale dell'allora governo di centrodestra aveva paventato la chiusura dello stabilimento di Riva Trigose e Castellammare e il ridimensionamento molto forte di Fincantieri. Solo l'azione congiunta della nostra regione, indipendentemente dal colore politico, ricordo diciamo in questo senso e nonostante Belsito fosse vicepresidente di Fincantieri, l'ex assessore Rixi era con noi a protestare rispetto a questo tema, adesso ci troviamo in una situazione potenzialmente più florida. Per cui, cosa è successo? È successo che a seguito di alcuni articoli, e poi diciamo il consigliere Pastorino spiegherà anche, penso, i temi sindacali che devono rimanere nella dialettica tra imprese e lavoratori, si è emersa una discussione con una accusa, una velata minaccia da parte di Fincantieri che se le cose, se diamo fastidio, noi ce ne andiamo. Ingiustificata, perché il lavoro c'è. Ingiusta nei confronti di un territorio che ha dimostrato da tempo che l'attaccamento che c'è e anche eccessiva rispetto a quello di cui si stava parlando, che è un tema serio che riguarda le condizioni e la dignità del lavoro in quel cantiere, tema che purtroppo sta passando in secondo piano rispetto a quello di cui stiamo purtroppo discutendo. Mi aspettavo una smentita, ho letto le dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale che hanno diciamo, confermato che non c'è nessun impegno, però c'è la necessità di dirlo chiaramente che la posizione della Regione Liguria è quella che non si toccano gli stabilimenti, che bisogna farli crescere. E poi è uscito un tema che è quello della tutela del litorale, che anche questo ha assunto delle posizioni piuttosto singolari. Che i cantieri che stanno sul mare possano aver avuto problemi rispetto al dissesto idrogeologico può stare nelle cose, se non fosse che il Comune di Sesto Levante e Regione Liguria in questo senso si sono mossi in maniera coordinata anche prima di quella che è stata la mareggiata, con studi, con investimenti. E quindi nella mia interrogazione, poi faccio un'ultima nota se me la consente, chiedevo uno diciamo, di capire quali posizioni, quali iniziative si tengano a intraprendere come Regione Liguria sul tema del lavoro in Fincantieri e lo dico, mi risponderà solo l'assessore Gianpedrone, però questo è un tema che riguarda lo sviluppo economico di questa regione e il lavoro di questa regione e mi sarei diciamo, aspettato che ci fosse anche qualche altro rappresentante, perché non è solamente un tema di difesa dei litorali, è un tema di difesa del lavoro e di sviluppo del lavoro. Uno. Seconda cosa, c'è il tema delle misure di cui si sta parlando. Lo dico perché sarebbe stata più forte la risposta, non con spirito polemico. Secondo, che riguarda il tema della tutela del litorale, su quello che è stato fatto e nel caso in cui ci fosse la necessità se può essere utilizzato nel caso in cui mancasse le risorse anche il fondo strategico. Grazie collega Garibaldi. Presidente, so di fare una cosa piuttosto inusuale ma io mi associo agli interroganti rispetto alle valutazioni che sono emerse che sono evidentemente qualcosa che va certamente extra le mie competenze che porto in quest'Aula e che porto in tutto il territorio della Liguria. Anzi, le trovo molto gravi, perché associare a un tema così importante come quello di uno stabilimento fondamentale per quel territorio, come quello del lavoro, come quello di un'azienda che evidentemente ha una sua preminenza pubblica molto importante, a un tema su cui ci possiamo anche dividere, ma su cui tutta la Liguria si stringe ogni volta che ce n'è bisogno, che è quello del dissesto idrogeologico, è qualcosa per cui istituzionalmente come dire, bisogna cercare di rispondere con le dovute
con i dovuti argini, se vogliamo trattare appunto sempre un tema di dissesto rispetto a queste illazioni che sono certamente, senza negare l'evidenza di ciò che è accaduto a ottobre-novembre, abbiamo avuto una delle mareggiate più importanti della storia della Liguria, e quello stabilimento, come il comune di Sestri, come altri 140 comuni del nostro territorio, ha avuto una situazione di dissesto importante, che stiamo affrontando con tempi più rapidi possibili, con risorse ingenti, e che non finiscono qua, perché abbiamo oltretutto 100 milioni da ripartire sul 2020 e altri 100 milioni da ripartire sul 2021. Associare un tema così importante come il futuro di quell'azienda in quel territorio a una situazione certamente da affrontare, su cui la politica non si sottrae, che è quella di una situazione di dissesto, tra virgolette, acclarata e cronica, francamente credo sia svilire anche il tema e il rapporto che un rappresentante così alto di quell'azienda deve avere rispetto anche nel rapporto con le istituzioni. E allora io oggi, come dire, appena svestito i panni dell'assessore alla protezione civile, riassumendoli, vi dico che questo non può essere il tema per cui l'azienda dice che ci sono problemi di insediamento in quel territorio, perché, e bisogna essere chiari, lo stabilimento di Riva, secondo il piano di bacino, ha una pericolosità di aree frane, che purtroppo invece sono 15.000 su tutto il territorio della Liguria, che è bassa o molto bassa, ha una soggettabilità a inondazione fluviale inesistente. C'è un tema mare che affrontiamo quotidianamente, che stiamo affrontando con il comune di Sestri e che fortunatamente abbiamo, grazie alle risorse che ci ha messo a disposizione il governo col Dipartimento Nazionale, la possibilità di affrontare al meglio, non solo con interventi di protezione, ma anche con interventi di prevenzione. E quindi lo avete detto voi, e non voglio, come dire, allungare la risposta, ma sono 850.000 euro le risorse stanziate per intervenire in emergenza e post emergenza, quindi con interventi funzionali alla messa in sicurezza di tutta quell'area. Abbiamo un'interlocuzione aperta per cercare di capire come migliorare, una volta fatti questi interventi, le difese anche dello stabilimento. Allora, di fronte a questo, e scusandomi, come dire, per la mia incompetenza su altri temi, io ci tengo solo a ribadire in quest'Aula che, l'ho detto chiaro ma lo dico ancora più chiaro, un tema fondamentale per l'occupazione di un territorio non può essere paragonato a un rischio idrogeologico, perché la nostra regione vive purtroppo di rischio idrogeologico, ma io credo che c'è anche la capacità dimostrata in questi anni, nei casi soprattutto di quelli emergenziali, soggetti quindi a stato di emergenza in vari territori della nostra regione, in cui la politica ha saputo dare le risposte nei tempi brevi, trovando le risorse e anche stanziando per il futuro risorse che siano funzionali. Questo lo dico a gran voce, perché evidentemente qualcuno si nasconde dietro questo tema per non trattarne altri, e mi auguro, come dire, che questa vicenda ritorni in quest'Aula anche in altre occasioni, invece, per un dibattito che è quello vero, cioè quello per cui, come dire, la politica che agisce e rappresenta anche i territori chiede evidentemente all'azienda e a chi rappresenta le istituzioni di poter interloquire con l'azienda per garantire un futuro a quell'area, a quel territorio, a quei lavoratori, a quella storia, perché abbiamo un consigliere che ha raccontato parte, come dire, della sua storia di vita privata, ma è evidente che c'è una storia passata e futura di tante persone che lì hanno lavorato, che lì hanno qualche familiare che ci ha lavorato, e di qualcuno evidentemente che ci lavora e che ci lavorerà. Questo è, per quanto mi riguarda, la mia risposta. Ovviamente sono disposto, nel caso in cui l'azienda, e non l'ha mai fatto, volesse mandarmi delle segnalazioni puntuali circa quelle che sono le situazioni di dissesto ancora non affrontate sul tema, evidentemente, risarcimenti e prevenzione di danno pubblico, per prendere atto di quelle che sono le valutazioni e per migliorare e fare in modo che il dissesto non sia più, mai più, messo, come dire, dentro un dibattito che nulla ha a che vedere, credo, con un tema che ci tocca a tutti, che è quello invece dell'interesse alla tutela dei lavoratori. Grazie. Bene, grazie. Grazie all'assessore Gianpedrone, perché ci consente di togliere dal tavolo un tema, che è quello che non c'è stata la necessaria attenzione
sul tema della protezione dello stabilimento. E lo ritengo fondamentale questo, perché consente di evitare di costruire un qualcosa che non esiste, perché su questo tema do atto alla Regione Liguria di aver collaborato con grande coesione istituzionale con il Comune di Sesto Levante sull'emergenza e sulla programmazione, andando a lavorare anche su un progetto che il Comune di Sesto Levante aveva già finanziato, aveva già messo in campo prima della mareggiata per la tutela di Borgo Renà e la tutela dello stabilimento. Ma se il punto è questo, e quindi togliamo dal tavolo il tema del dissesto idrogeologico, c'è un altro tema e penso, e diciamo poi se altri consiglieri lo faranno sarò lieto diciamo di collaborare insieme, che dovremo discutere, visto che adesso non si parla più di dissesto, delle politiche di formazione, occupazione, di radicamento e di rapporti istituzionali tra Fincantieri in Liguria e Regione Liguria. Per questo io mi sento dispiaciuto del fatto che alla voce dell'assessore Gianpedrone, che ha giustamente tolto un tema dal tavolo, non ci fosse anche la voce di un esponente della Giunta regionale che parlasse del vero tema, che è politica di occupazione, politica di formazione. Recentemente l'assessore Cava è venuta nel Tiguglio a inaugurare i corsi di formazione di Fincantieri. Rapporti istituzionali tra città, sede di cantiere, Regione Liguria e Fincantieri. Perché, e lo dico perché ero un po' più giovane, ma mi occupavo da segretario della federazione del PD del Tiguglio nel 2011 della crisi di Fincantieri. Se non ci fosse stata una unità tra gli stabilimenti, tra i comuni sede di cantiere, tra la regione, tra le istituzioni politiche, già nel 2011 già noi avremmo avuto una riduzione della presenza di Fincantieri nel nostro territorio. Per cui io invito, diciamo, in questa logica a continuare a discutere di questo. Grazie all'assessore perché ha tolto il tema del dissesto idrogeologico, c'è un tema di rapporti istituzionali e di politiche di prospettiva su cui Regione Liguria deve avere un ruolo di sviluppo economico e di pensiero nel futuro. Grazie collega Garibaldi. Consigliere Pastorino.